Allora, facciamo una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Manda su di noi la tua grazia, oh Padre, perché possiamo questa sera poter fare questo ulteriore passo di questo itinerario da vivere insieme. Insegnaci l'arte di ascoltare ciò che è buono, ciò che è bello, ciò che salva, ciò che è vita. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Allora, ben trovati. Ci sta qui l'appoggio quasi. Ok, allora dunque, noi abbiamo vissuto già tre incontri insieme. Nel primo incontro abbiamo impostato l'argomento perché questo è l'anno in cui la Diocesi di Roma propone di ascoltare il grido della città, obbedendo al nostro Vescovo, il Santo Padre, che ha proposto un tempo in cui avere questo atteggiamento di ascolto. E allora noi abbiamo fatto un po' delle iniziative diocesane dove abbiamo dato lo spazio alle persone, stiamo dando, organizzando luoghi dove la gente, le situazioni, i giovani, i poveri, le famiglie possano esprimere il loro grido, e abbiamo cercato di dare benissimo. Però per impulso del vostro santo parroco, giustamente è stato detto: ma il problema veramente è che se il problema è che noi dobbiamo ascoltare, forse dobbiamo fare un cammino noi. Non è che dobbiamo costringere la gente a parlare così l'ascoltiamo, no, dobbiamo noi metterci nelle condizioni di ascoltare. E allora mi ha chiamato, ci siamo confrontati e abbiamo pensato questo percorso che stiamo facendo insieme, e che questo è il quarto appuntamento, ce ne sarà un altro con me e poi proseguiranno andando avanti lungo tutto questo anno, suppongo, no? Ecco. E allora abbiamo preso come filigrana, come mappa per lavorare in questa avventura, abbiamo preso la parabola che insegna ad ascoltare, la parabola che affronta il problema appunto di chi si trova di fronte a un seme che è la parola di Dio e non la prende, oppure la prende. È la parabola del seminatore, la principessa delle parabole, quella di cui dice Gesù: ma se non capite questa parabola, mi spiegate come potete capire le altre parabole? Ovvero sia, se non avete imparato ad ascoltare, io vi posso dire tutto quello che vi pare, ma è come se continui a cambiare gli occhiali, il problema è che non sai leggere. Posso dare occhiali perfetti che ti squadrano, ti mettono a fuoco tutto quanto, ma se non hai imparato a leggere è inutile, non è che capisci le cose, leggi le parole, quanto più nitida è semplicemente l'immagine che arriva al tuo cervello. Allora, questa parabola era la storia di un seminatore che tira il seme e questo in parte cade sulla strada, vengono gli uccelli e se lo mangiano, e quelli sono quelli che non capiscono la parola, dice Gesù. E infatti, se qualcuno ti parla o se Dio ti parla, non è possibile che tu ascolti solo se capisci. Cioè, il fatto che capisci non può essere un elemento selettivo definitivo rispetto al fatto che quando tu non capisci una cosa la scarti. Questo così fanno tutti. Quando una cosa non la capisci, tu pensi che è sbagliata. No, non è sbagliata, non la capisci tu. E molte delle cose che Dio fa con noi non sono subito comprensibili, per il motivo molto semplice che se Dio ti deve portare a un livello più alto, a qualcosa di più grande, se ti deve far crescere, ti deve dire cose che subito non capisci. Va da sé, nella vita, le cose importanti, grandi, quelle che ti fanno fare il salto di qualità, normalmente subito mica le capisci. Normalmente subito vai in crisi.
E il problema è che la Beata Vergine Maria è proprio immagine di questo tipo di ascolto, perché quando gli viene annunziato ciò che gli viene annunziato, la prima cosa è, si chiedeva che senso avesse un tale saluto. Non lo capiva, però mica l'ha rifiutato. Più avanti dice, essi non compresero le parole e i fatti, ma Maria da canto suo teneva queste cose nel suo cuore. Allora, non buttare via ciò che non capisci, perché lì è seminato, lì è latente, lì ti attende il tuo salto di qualità. Prima o poi arriverà a bersaglio, la storia si incrocerà e tu finalmente quella cosa che ti è successo, successa 3 anni fa, 20 anni fa, 1 mese fa, finalmente ti si illumina, se non l'hai rifiutata, se non l'hai rimossa. Poi il seme cade sulla pietra dove subito germoglia, e sono quelli che hanno le reazioni istintive, quelli che ascoltano a pelle, quelli che ascoltano con uno spessore di 2-3 mm massimo, quelli che giudicano le cose sulla base delle impressioni. Tu chiamale se vuoi emozioni, però figlio mio, è una cosa infantile, immatura, non si può vivere da impressioni, non si può vivere da stati d'animo. Perché mi fai la foto? Grazie, puoi evitare? Grazie. Io odio essere fotografato, grazie. Come ripreso lo tollero, per amore del vostro parroco, ecco. Ma io, fosse per me, io cancellerei da YouTube tutto quello che c'è. Scelgo la radio non solo perché non mi sembra di essere questa presenza così sì, grandiosa, solamente grande sono, cioè sono grosso, ecco. Ma perché la visione è ipnotica, l'ascolto invece lascia liberi. Per questo preferisco la radio come mezzo di comunicazione. Quando tu guardi la televisione o guardi un video non puoi fare altro. Se tu invece ascolti la radio sei una persona, puoi guidare, puoi spicciare, puoi stirare, puoi, non so, puoi menare qualcuno, cioè qualcosa puoi fare, insomma, ecco, nel frattempo. Poi senti la radio, senti una bella cade che smette, pisti di botte tuo marito, no? Ecco, allora, e così ci sono quelli che devono avere sensazioni, devono avere percezioni forti, e se una cosa subito non ti piace tu la butti. Allora, primo, avere un tipo di ascolto per cui tutto ciò che non capisci lo rifiuti. Figurate un po', la tua circonferenza cranica è diventata il parametro del mondo, pensa come stiamo messi. Il buco che c'hai qui del tuo comprendonio è quello che misura le cose. Allegria, stai un po' fresco, insomma, cioè non è che arriva. La seconda cosa è ciò che ti piace, no? Cioè questa cosa proprio avanza, no? Cioè, se una cosa non ti piace è sbagliata, no, semplicemente non ti piace. Perché può essere che tu mangi da McDonald's, ne faranno causa prima o poi, e poi ti porto a mangiare, che ne so, dei crudi di pesce un po' simpaci, un'ostrica, che ne so, e tu dici, che sta cosa, figlio mio, lascia per, ma dai, a me, non ti preoccupare, tu torna a mangiare ketchup, figlio mio, che è così. Perché? Perché c'hai i gusti. A cuor non si comanda, ha la faccia del bicarbonato da sodio, la pubblicità gli comanda continuamente. Te compri le cose perché va de moda. Che ne so, ogni tanto incontri una ragazza rasata per metà, no? E qui si è rasata tutto. Dico, che ti è successo, via mia? Che hai fatto un'operazione? No, è moda. E vabbè, se vestono in maniera, ancora, cioè, state con sta moda. I pantaloni sgarati, io normalmente quando c'erano i pantaloni sgarati mia madre li buttava, era una brava donna, cioè voglio dire, penso che fosse, no, ma fermo, quello paga 200 euro i pantaloni sgarati, interessante come cosa, no? Cioè, e così, amo, devi stare sgarato, rotto un po'. Ma come ti piace questa cosa qua? Fra 20 anni, quando vedrai una tua foto con i pantaloni sgarati, col ginocchio da fuori, che tu dici che è successo, hai fatto un'operazione pure tu, che ne so, ti dovevano intervenire perché ti hanno preso per terra, che ne so, hanno strappato i pantaloni per togliete una cosa, che ne so, eh?
tu quando fra 20 anni ti vedrai direi: ma come mi vestivo? Figlio? È come quando se te vedi come ti mettinavi 10 anni fa, le donne dicono: oddio, come mi vedi? No, cancella ste foto, no? Sono d'accordo anch'io con Don Fabio che le foto non vanno bene. No, no, è semplicemente cambiata la moda. Mi dico sempre, se ci avessimo un incrocio temporale per cui ci troviamo con quelli degli anni 60, tanto tempo fa, tu troveresti tutte le donne cotonate. Tutti, adesso avrebbero guardato e dire: ma capi, ho avuto che stai tutti i capelli piatti, che c'è tutti i moci, no? Tutte le donne cotonate, quel Mergi di Simpson, no? Ecco, allora, a quale si comanda e come? Ma chi comanda semplicemente a queste impressioni? Non si può tirare avanti un matrimonio sugli stati d'animo, né si può tirare avanti un matrimonio sulla base di quello che si capisce, perché tante volte per amare una persona devi amarla quando non ti è tutto chiaro. Cioè, un maschio che può fare Susa, cioè, ama una donna quando l'ha capita e resta solo, figlio mio, cioè, sei rassegnato. Ecco, è molto importante che non sia il cocchiere della tua vita la pancia, quello che ti senti, quello che ti viene. No, molto spesso ciò che mi ha salvato non mi piaceva quando mi è arrivato, anzi ne dovevo essere libero dalle mie impressioni, anche ascoltarle, tenerne conto, certe volte ci azzeccano, ma bisogna vedere le cose che durano, perché tu c'hai una impressione, c'è una sensazione, c'è una cosa, no, ti senti qualcosa, vediamo se domani ti dura e anche dopo domani. Se dopo una settimana sei così, quella cosa permane, allora è una cosa più profonda. È molto importante questo discorso qua, perché di fatto noi stiamo con una durata di un secondo, siamo in una generazione che dura niente. Qualcuno ha detto che è il tempo dell'istinto istante, tutto è istinto istante, basta. E come si può costruire una realtà duratura, continuativa? Come potrai stabilire un'amicizia, tirare avanti un matrimonio, cresce un figlio, se le cose che fai devono sempre essere gradevoli e se non reggi il momento del vuoto, se non reggi il momento che non c'hai appagamento, ma vai avanti lo stesso perché sai che quello che fai è giusto, anche se non ti piace. Poi abbiamo visto l'ultima volta il seme che cade fra le spine, ovvero sia diverse sementi, altri input, altri altre origini, convivere, o meglio far convivere, linee eterogenee, ascoltare una parola da Dio e volerla mettere d'accordo con quello che con Dio non c'entra niente. La cosa che l'altra volta abbiamo parlato di questa ossessione del multitasking, cioè il fatto che io vorrei fare tante cose contemporaneamente, vorrei sempre essere capace di tenere tutte le fila aperte, tutte le cose sotto controllo, e invece io sono uno solo, sto in un posto solo e posso fare una cosa sola e ho bisogno di concentrarmi, di unificarmi, di essere povero. Non c'è amore senza povertà, senza selezione. Se sto con te, sto con te. Se sto facendo questo, sto facendo questo come fosse l'ultima cosa che faccio. Non che sto qui ma vado di fretta, c'è un'altra cosa da fare. No, come si può vivere con un piano B sempre in tasca? Per questo la gente non si può sposare, perché sente drammatica l'idea di
una persona sola, senza tenermi la via d'uscita per cambiare, per tornare al negozio e restituire l'oggetto, non va, non me la sento, non riesco, perché non sono stato mai abituato a essere uno solo, non mi sono mai abituato a essere una persona e non una strategia. Io non posso vivere come una strategia. Qualunque cosa faccio, in realtà voglio andare da un'altra parte. Tu sei sempre un mezzo, non sei mai un fine. Faccio questo, ma io in realtà, che ne so, sto qui, però questa cosa mi potrebbe servire pure. Allora io sto qui, faccio questo, parlo con te, o c'ho un'altra cosa in ballo? Eh no, quando arriva il seme, se tieni un altro input, un'altra origine in ballo, il seme viene soffocato, perché vedete, il bene e il male non hanno la stessa dinamica. Il bene è semplice, lineare, pulito, onesto. Il male è torbido, duplice, ingannevole, non sta ai patti, è caotico. Allora non è che tu sei con due cose, con due semi. Qualunque agronomo te lo dirà che fra del buon seme e delle erbacce vincono sempre le erbacce, perché le erbacce vanno per una logica aggressiva, parassitaria e come dire energica, ho detto già aggressiva, ma voglio dire di più, che è una cosa che è perniciosa, si infila, mentre il bene è onesto, ti dice una cosa, il male cerca di evitare che tu scelga, ti convince che non succede niente se non scegli, e poi la gente si ritrova a 45 anni che vuole fare il percorso vocazionale per chiedersi ma che devo fare da grande? No, che cosa hai fatto da grande? Perché ormai, figlio mio, che vuoi fare? Cioè, padre Dante ci colloca a metà della vita a 35 anni, forse avremmo aumentato la speranza di vita, però stiamo lì, insomma. Qual è la realtà? Che il bene accoglie i tuoi no, il male no, non li accoglie. Il bene è rispettoso, il male no. Allora, se la semente non la difendi con una serie di no, di rinunce, che dici nella libertà, la conseguenza è che avrai, come dire, la morte del seme. Bene, allora questo era un lungo riassunto che però ci lancia verso l'argomento di oggi. Il titolo dell'incontro, per chi l'ha visto nei vari siti, nel sito della parrocchia o nel sito dell'ufficio delle vocazioni, è Ascoltare il bello, no? Che vuol dire? Allora, la semente cade anche finalmente sulla buona terra e porta frutto, o è il 30, o è il 60, o è il 100 per 1, e dice Matteo nel capitolo 13, quando Gesù spiega la cosa, dice quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende, questi dà frutto e produce il 100, il 60 e il 30 per 1. La comprende, dice, ma allora sono quelli che la capiscono? No, come già spiegavo nel primo incontro, usa un verbo in greco, sunchiemi, che noi tradurremo meglio con la intende, no? Tendere a qualcosa, e infatti sunchiemi proprio vuol dire questo, andare insieme, muoversi insieme a qualcosa. Infatti noi parliamo di comunione di intenti. Quello che infatti manda in frantumi i rapporti, quello per esempio sponsale o tutti gli altri rapporti, è quando noi facciamo una cosa insieme, ma tu tendi a una cosa e io a un'altra.
Cioè, quello che sto facendo con te mi serve per andare da un'altra parte. Invece la comunione di intenti è quando facciamo una cosa insieme perché miriamo alla stessa cosa. Abbiamo lo stesso obiettivo. Questa è l'unità dei cuori, perché il cuore è il luogo dove sono le intenzioni. Cioè ciò verso cui sei in tensione, ciò a cui tendi. Allora, questi sono quelli che ascoltano la parola e la intendono, nel senso che ne accettano il fine, accettano di essere portati da quella parola, accettano di essere direzionati da quella parola. Perché in una qualche maniera, ogni volta che io ascolto qualcuno, mi devo lasciar deragliare. Se ti ascolto a te, devo a un momento seguire il corso dei tuoi pensieri, no? Devo fare continuamente colloqui con le persone, parlare con le persone, ascoltare, che ne so, mi devo lasciar portare. Stamattina, che ne so, stavo a Ostia a preparare la missione che devo fare per i giovani a Ostia a marzo, e dovevo parlare con tutti i parroci e col vescovo, e dovevamo trovare l'intento comune e capire ma che stiamo facendo, e devo ascoltare perché io non ci sto su quel territorio, no? E devo capire cosa bisogna dire e come bisogna dirlo a quei giovani che verranno. Allora, ascoltare e comprendere non nel senso che ti è tutto chiaro, ma che te lasci portare da quello che ti viene detto, te lasci ridirezionare. L'arte di amare implica l'arte di cambiare direzione, l'arte di interrompersi, l'arte di smettere di fare quello che stavi facendo. Da che mondo è mondo, quando c'è da amare qualcuno c'è da interrompere di fare qualcos'altro. Che ne so, un amico ti chiama mentre stai a fare una cosa a cui tieni tantissimo, questo c'ha bisogno, e tu capisci che in quel momento volergli bene vuol dire che tu lasci quello che stai facendo e fai da lui. E questo è veramente lasciarsi direzionare dall'altro. Allora, la terra buona, il terreno che accoglie, si lascia ridirezionare e produce frutto. Allora dobbiamo capire un pochino. Siamo in una parrocchia di titolo mariano, sin da subito abbiamo pensato in questi due ultimi incontri, questo è il prossimo, dovevamo arrivare all'argomento del problema, perché fino adesso abbiamo fatto esempi negativi. Fino adesso abbiamo parlato di ciò che non bisogna fare. Sì, ma allora che devo fare? Anche se fra le righe, logicamente, tutto quanto anche implicava l'aspetto positivo, va da sé. Però dobbiamo capire, ma allora cosa vuol dire ascoltare? Per capire questa cosa dobbiamo prendere un paradigma, dobbiamo trovare qualche cosa che ci dica come si organizza questo discorso, come si spiega questa cosa. E da subito noi abbiamo, cioè potevamo noi prendere un altro testo per fare gli incontri sull'ascolto, sull'arte dell'ascolto. Potevamo prendere il testo dell'Annunciazione. Quando una parola arriva alla Beata Vergine Maria e lei la accoglie. E la cosa curiosa è che dobbiamo capire che tutte le tappe delle cose che abbiamo spiegato sono presenti lì, in quel testo. Siamo in Luca 1, dal versetto 26esimo parte l'avventura dell'ingresso nel mondo del Signore Gesù Cristo. Come entra Dio nel mondo? Voi pensate che sempre l'umanità ha avuto il senso del divino, dell'oltre, del più grande, ha sempre percepito la probabilità alta di un ordine nelle cose e di un qualcuno che è dietro a tutto. Logicamente, come lo ha identificato? Per mezzo delle sue paure. Lo ha identificato per mezzo delle sue sensazioni forti. Per cui, se c'è qualcuno, deve essere qualcuno che fa spavento. Perché mi misuro con le cose e in fondo stiamo tutti con il dover fare i conti con la nostra fragilità, vulnerabilità, il vuoto sul bilico del quale viviamo, perché, come dice il grande San Massimo il Confessore, ogni uomo vive sull'orlo del baratro.
ogni giorno della nostra vita, che ce ne rendiamo conto o no? In certi momenti ne sei completamente consapevole, ma io sono sull'orlo del nulla, una voragine mi può prendere, posso essere rifiutato da tutti, disprezzato, posso sbagliare, posso farmi male, posso ammalarmi. Accanto a me c'è il nulla, dovunque io stia, qualunque cosa faccia. Per questo edulcorare e parlare così, tante volte siamo così, tutti positivi, praticamente da imbecilli, cioè parliamo come se vada tutto bene. No, c'è sempre un fruscio di fondo di angoscia nel nostro cuore. Io ringrazio il Dio del tempo, del mio ateismo, che ero molto giovane, però è stato molto intenso. E io mi sono tenuto certi doni di scansonatura dalla vita, di non facilità essere, come dire, subito convinto delle cose, perché bisogna stare in contatto col proprio vuoto. Bisogna avere i piedi per terra. C'è chi, come ci pensa a queste cose, va in pezzi perché ha organizzato tutta la vita sul no, non ci devo pensare, no? E non si può fare così, però, figlio mio. Non hai incontrato Dio, ti sei riparato dentro un buco religioso, ti sei convinto che col rosario al collo, le orazioni di santa non so cosa, e poi tutte le cose, mangiando chili di eucaristia, tu piano piano ti rassicuri dal male, poi te misuri. Dove sta? Io sempre vado cercando un crocifisso, è un po' così, si vede, comunque ripeto sempre, avete visto il film, insomma, un crocifisso, voi ricordate, insomma, ecco. Poi alla fine io sto a chiedere di non avere mai problemi a uno così. C'ha qualche problema logico, scusa, eh? Cioè, voglio dire, se vuoi sta senza problemi, guarda, segui Buddha. Capanza, tranquillo, comodo, triangolo con base larga in basso, l'immagine proprio, vedi, questo invece è tutto il contrario, è tutto un bilico, sta appeso a un legno, aiuto, casco, no, muoio proprio, così, vedi un po', vuoi stare tranquillo? Vai, con tutti gli occidentali che vanno con occidentali scarma, vai con queste imbecillità, con questi imbecilli che vogliono, che cercano una vita senza problemi, vai, cresci un figlio senza problemi, che cresci, una teoria, non un bambino. Ama una donna senza problemi, da la trovi. Dove sta? È difficile spiegare certe giornate amare. Allora, prova, sta, che ne so, fai, va al lavoro, cerca il lavoro dove tutto si risolve. Ma poi ti svegliamo, oh, svegliate, stai a dormire, figlio mio, cioè, è così, no? Poi ti svegli sudato, no? Quando c'hai questi sogni. Dai, va cercando il posto, no? Dove non c'è, stai proprio tranquillo. Vai, tutti questi occidentali che vogliono il buddismo alla caciottara, no? Come se il buddismo o tutte le religioni orientali non ci avessero disciplina. Perché la miseria. Vedi un po' tu. Vai a chiedere a Dalai Lama cosa pensa di certe cose che i buddisti occidentali si permettono di fare. Credono che, siccome la Chiesa Cattolica ti dice guarda che certe zozzerie ne puoi fare, allora tu ti fai buddista, vai, che stiamo. Che così certe cose, certi gusti me li posso permettere, no? È così. Poi va a scoprire un po' che dice il Dalai Lama di certi gusti, che cosa dice di certe varianti, no? È molto più duro. Va a vedere un po' che, certo, perché da che mondo è mondo, chiunque si voglia misurare un po' con la felicità umana, onestamente, noi crediamo all'onestà di tutte le religioni di questo mondo, tutti so, o fanno onestamente quello che fanno, tutti al momento si rendono conto che devi vincere le passioni, che devi vincere il disordine che ti porti dentro, che non è che ti puoi dare il placet per ogni cosa, che tutto quello che ti passa per la testa lo puoi fare perché tanto Buddha non c'ha l'inferno, che ne so, l'inferno guarda che tu da Buddha, che tanto tu dai da solo, cioè stai dentro, ti ci infili da solo, un po' diversa la cosa. Bene, allora qual è il punto? Che stavo dicendo, chi siete? Perché sto qui? Cos'è sta catechesi? No, è bella sta cosa, perché sto in piedi a parlare in mezzo alle persone?
fatta la digressione su un Buddha, perché sto lì, non parlate Benigni Fabio, non parlate Benigni Fabio. La lettura di Benigni del Cantico dei Cantici da biblista, da studioso ebraico, è una porcheria inaccettabile. Ok, allora, ciò fatta, signore, abbi pietà. Gesù, perdonami, non me la so tenuta. Ecco, allora, poi questo va su internet, capirai, vabbè. La lingua ebraica è polisemantica, non si può incastrare la poesia ebraica dentro significati così secchi. La traduzione data, e mi fa specie che qualche biblista famoso se sia pure vantato di averlo aiutato, non è possibile, cioè non è naturale. Si sono molto arrabbiati, giustamente i rabbini, di dire: ma quando mai il Cantico dei Cantici è stato un libro tollerato, amatissimo sempre da tutta la tradizione, sia ebraica che pure noi cattolici, abbiamo sempre amato il libro del Cantico dei Cantici in tutti i suoi significati, anche nel suo significato sponsale, che è. Ma non è così pornografico come è reso, anche perché proprio la lingua ebraica non permette di essere così triviale e così... è sempre evocativa, un significato è sempre un po' troppo secco. Vabbè, niente, ho detto, mi dispiace, ma non ce l'ho fatta. Forse passi i guai per questo. Vabbè, allora, detto questo, cosa vuol dire ascoltare veramente? Cosa vuol dire ascoltare secondo, cioè accogliere una parola? E abbiamo detto ascoltare il bello. Il paradigma dell'ascolto, stavo dicendo, ecco, ora ho ritrovato il filo della cosa che stava a dire. Da che mondo è mondo Dio viene rappresentato in maniera un po' che è una proiezione. Qualcosa che stavo detto, che l'uomo crea un Dio a sua immagine e somiglianza, non è sbagliato. Infatti molto spesso nel processo di conversione bisogna liberarsi della propria immagine di Dio. Infatti il comandamento sull'idolatria dice: non ti farai immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo. Quella è la prima cosa. Io mi devo liberare dalla mia immagine di Dio, che normalmente è una proiezione delle mie paure. Come entra Dio nel mondo? Ecco, curioso. Noi abbiamo pensato che quando arriva Dio ti stramazza, si impone. E quella è l'immagine vincente del tuo ego che si proietta su Dio. Dio come entra nel mondo? Ti dice una cosa e tu gli dici sì oppure no, e così Dio entra nel mondo. Uno sa, aspettava un attimino con un po' di musica, un po' di una banda che suonava, un attimino che entrava le nubi, tutti quanti spaventati, che no, ti dice una parola e tu gli dici sì o di no. Questo è il punto. Così Dio entra nel mondo. Come ti salva Dio? Con una parola, dicendoti una cosa. E com'è questa parola? Nella Annunciazione di Maria noi vediamo il paradigma proprio di come Gesù entra nel mondo. Dice: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Caire, che carito mene. Queste prime due parole che sono l'irruzione. Allora, qual è la prima cosa che dice Dio? Manda un angelo. Innanzitutto non parte da te. Non è una cosa che ti spremi le meningi e lo tiri fuori. Capisci, nel momento Dio te parla. Non funziona così. Infatti la preghiera fondamentalmente è fatta di silenzio, che te stai fermo, che al momento lasci che lui arrivi. Guardate, una bella definizione della preghiera è lasciarsi trovare. Cioè ti metti a pregare non per raggiungere un risultato, ma per fermarti, perché Dio arrivi dalle parti tue, perché è lui che può prendere l'iniziativa di visitare il tuo cuore, la tua intelligenza, la tua sensibilità, perché no?
Allora è lui che entra, non sei tu che lo vai a prendere. L'idea spirituale di molta gente è cercare Dio. Guarda che se lui non si fa trovare, non è che lo trovi su Google, non so che cosa. No, cercate il Signore mentre si fa trovare. Allora chi cerca? Chi? È lui che cerca. E qual è la prima cosa che dice? Dovendo vedere come Cristo entra nel mondo, qual è proprio lo starting point, cioè l'innesco? Da dove parte? Caire, che carito mene, rallegrati, piena di grazia. Sentite che in greco, caire, che carito mene, gioca sull'assonanza delle consonanti, no? C'è la chi, il K, e si inseguono in queste poche parole. Perché? Perché è tipico della poesia, della poetica ebraica, tanto sempre per dire, insomma, che cosa? Noi quando parliamo, se ripetiamo una radice verbale chiediamo scusa. Se ripetiamo una ripetizione, dice, oh, scusate come sto parlando, perché è un segno di banalità, di povertà di linguaggio, la ripetizione di una stessa parola. Invece l'ebraico è tutto il contrario. Propriamente, proprio per la caratteristica polisemantica di ogni radice, dovete sapere che in ogni, in un vocabolario ebraico che si rispetti, qualsiasi, tu prendi una radice verbale e troverai significato 1, 2, 3, 4, 5. Ce ne sono alcuni che arrivano a 13, 14, 17 significati per la stessa radice verbale. Perché? Perché ha una forma intuitiva di identificare le radici verbali e ci sono pochissime parole. Un italiano medio usa 3.000-3.500 radici verbali nel suo linguaggio, in genere tutti stanno sui 5.000, però sotto i 3.500, insomma, è un linguaggio povero quello che usa 3.000 radici verbali. Se tu prendi un vocabolario ebraico non troverai più di 500 radici verbali, pure vengono scritte poesie. E come funziona la cosa? Che è importante per la comunicazione poetica che tu riesci a spremere una radice ripetendola tante volte, tanto da evocare tutti i significati latenti in quel verbo. Per questo era veramente una cretinata segare la lettura di un testo poetico come il Cantico dei Cantici con un solo significato, non si può fare, non è ebraico. Allora che cosa succede? Che vedete che infatti, dovendolo esprimere in greco, Luca, per esprimere il saluto di Dio, gioca sulle stesse lettere. Caire che carito mene. O Kyrio metasu. No? Il Signore è con te. E si rincorrono delle cose e questo succederà qua e là. Infatti, come greco, di per sé è un po' poveretto, perché sotto c'ha la mentalità aramaico-ebraica. Bene? E qual è la prima cosa che dice? Beh, il saluto greco è Caire. Però qui non c'è niente che a caso. Caire viene da Caris, grazia. E infatti un tempo veniva tradotto Ave, diciamo Ave Maria, perché ripetiamo queste stesse parole nella preghiera dell'Ave Maria, ma in realtà rallegrati, gioisci. Infatti rallegrati piena di grazia, è una traduzione che cerca di riprodurre quell'assonanza gr che torna. Rallegrati piena di grazia, rallegrati aggraziata, allora suonerebbe ancora meglio, ma noi non parliamo così in italiano, dobbiamo cercare di evocare qualche cosa. Ma dove sto andando a finire? La prima cosa che dice l'angelo quando irrompe nella vita di colei che aprirà l'aeroporto e Dio può atterrare, è: stai allegra, donna che è stata oggetto della grazia, della gratuità, perché il Signore è con te. Che cos'è questo? La prima parola è l'allegria, rallegrati. Cosa significa? Di cosa parla questo?
È curioso. Se Dio deve entrare nella mia vita, io mi metto, diciamo così, in preghiera la mattina, no? Comincio la giornata parlando col Signore, come penso, spero che facciate molti, se non tutti. Che la prima cosa che fai è dialogare col Signore, per partire da Lui, e non dalle tue angosce e dalle tue pianificazioni. Terribile, i ragazzi che si svegliano, la prima cosa che fanno è accendere il cellulare. E così la loro testa è scippata da qualcosa che è in seconda battuta. Dovrebbe sempre essere in seconda battuta. Cioè, prima l'origine delle cose, poi vedi che cosa fare. Prima devi partire dalla vita, quindi il come vivere. Dopo quello viene. Bene. E che cosa dice il Signore in primis a Maria? Rallegrati. Ah, mi basta questo per stasera, eh? E innesca così il combattimento fondamentale. Credere al Signore è credere alla salvezza. Credere in Dio vuol dire credere alla gioia. Uno dice, ma come? La gioia che fai? È un argomento un po' clericale, no? Questi scateniamo la gioia, tutte queste cose qua un po' sentimentaline, no? Cioè, no, io lo so che il combattimento nel cuore della gente, dei giovani in particolare, è di credere al bene. Sempre. Il problema è credere alla vita, rallegrarsi e combattere con un'istanza. Cioè, se il Signore deve parlare con te, cosa deve saltare? Quale siepe gli si oppone? Qual è l'altra parola? Qual è l'altra cosa, quello in cui uno può rimanere inceppato, invischiato? Restare impressionati, scoraggiati, coartati dal male, dalla disperazione. Noi occidentali, secondo l'opera di santi, papi che hanno messo in ordine, no? Diciamo così, Gregorio Magno, i sette peccati capitali, parliamo, no? Gli orientali hanno i otto pensieri, e sono otto. Alcuni addirittura scindono e fanno addirittura nove, perché scindono la vanagloria dall'orgoglio e cose di questo genere, la superbia dall'orgoglio. Il punto è che fondamentalmente i saggi, i monaci e tutti i maestri spirituali orientali ne identificano un altro rispetto ai nostri sette peccati capitali, che è il peccato della tristezza. Che in realtà per noi è difficile da capire, perché noi stiamo a livello dell'atto, noi siamo interessati a capire, ma questo è un atto di superbia, questo è un atto di invidia, questo è un atto di lussuria, e noi andiamo ai risultati. Gli orientali, che sono tendenzialmente molto più interiori di noi, esaminano l'origine degli atti e quindi i pensieri. Allora dicono, abbiamo i pensieri. Allora, mentre un atto di tristezza non capisci tanto che cos'è, pure c'è, invece un pensiero triste lo puoi capire. Il pensiero triste. Noi abbiamo una incapacità di ascolto che è legata alla nostra predeterminazione di incredulità. Infatti, comincia questo racconto dicendo al sesto mese, nessuno comincia un racconto così, al sesto mese dopo cosa? Sei mesi prima, che è successo? È successo che lo stesso angelo è andato da Zaccaria. Zaccaria, un vecchietto a cui l'angelo gli dice, te nasce un figlio. E quello dice, ma dai, ma fa. L'arcangelo Gabriele gli piglia male. Dice, io so Gabriele che sto al cospetto di Dio, proprio il gallo ci trova, no?
non ho mai creduto. Ah, se allora sarai zitto finché non te nasce sto ragazzino, perché tanto questo è il piano di Dio. Ma tu non hai creduto, becche di questa. Perché? Perché non hai osato credere al bene. E qui è il punto. Quello che invece Maria farà sarà aprirsi a questa cosa pazzesca che gli sta succedendo. Osare di credere al bene. Beh, guardate, la Chiesa non si regge in piedi per le strutture, non si regge in piedi per le organizzazioni, ma per la santità che gli scorre dentro. E se andiamo a vedere la storia della Chiesa, i santi sono sempre persone che hanno creduto a qualcosa di buono, che hanno creduto a un bene a cui altri hanno detto vabbè, lascia aperte, buttalo via. Cosa è ascoltare veramente? Cercare di non sciupare la grazia che ti sta arrivando. Credere al bene. Te danno una notizia e tu in questa notizia accogli l'aspetto vitale, costruttivo. Oppure, cioè, voi sapete, no? Che alle cattive notizie credono tutti. Alle buone notizie non crede nessuno. Va al mercato, qua, metti le mele gratis, se via nessuno. Sono sicuri che c'ha... Ma no, io voglio sentire quanto sono buone le mele mie. Ho portato le mele, queste vengono dal campo mio. Guarda, ho degli alberi di mele, fanno sempre ste mele fantastiche, sono buonissime, saporite. No, nessuno si via. Mettile a prezzo alto, se le comprano. Perché nessuno crede alla gratuità. Rallegrati, caris, gratuità, grazia. Alla grazia non crediamo. Questa è stata la prima scoperta da prete. Io sono diventato prete e ho dovuto sbattere contro un fatto. Alla gente gli piace e sta male. La gente coltiva la tristezza, la gente coltiva l'infelicità. L'infelicità è molto più interessante che non l'allegria. E come ho fatto mille volte, esempio, che ne so, mi metto a, che ne so, come ti chiami tu? Lorenzo. Ecco, mi metto a dire tutto il bene che fa questo bravo ragazzo, Lorenzo, che sta in prima fila qua, e che perché veramente è proprio bravo, vedi sta in barocchia, assendi un prete, vedi, boh, e io ti parlo del bene che fa Lorenzo, non lo so, io non so, così, e parlo, dopo un po' vanno gli altri tutti, perché sto a parlare del bene, e il bene è noioso, per una certa mentalità. Invece dico, c'è presente Lorenzo, se tu sapessi che zozzone questo, tutti interessati. Se te parlo del male, ti interessa. La cronaca nera batte sempre, diciamo così, l'osservatore romano. L'osservatore romano a chi lo compra? Dice, scrivi su un giornale, sì, sull'osservatore romano che non se lo compra nessuno. Perché? Perché parla del bene. E purtroppo non riesce a parlare solo di quello, perché c'è sta anche da nominare quello che sta succedendo, e non è che succedano solo cose... diciamo così, di cui l'umanità si possa vantare. Però il problema è che se parlo del male, tutti ascoltano. Se parlo del bene, pochi ascoltano. Al bene non ci credi. Al male, subito. Credere che una cosa sia buona, credere che danno una notizia, questa sia per il bene, prima di venire qua, parlavo con una persona che mi raccontava di una incredibile sofferenza e al momento si fermava e mi diceva, però sa padre, io credo che tutto questo sia stato molto buono per la mia vita. E io iniziavo a annuire, ecco, bravo, ho iniziato a capire. Il problema è che se tu devi ascoltare, non puoi ascoltare credendo solo al male. Questo è un ascolto demoniaco. Noi possiamo aprirci al bene, noi abbiamo una latenza di bene sempre fantastica. Io ci ho avuto un amico, un prete, che tanti anni fa entrava nelle celle carcerarie a Londra dei serial killer, dove i poliziotti avevano paura di entrare, e parlava con loro.
gli portava una Bibbia, gli parlava. E iniziava così, un dialogo, e cercava il bene in loro. E lo trovava. Entrava nelle celle dei terroristi italiani e ha vissuto un accompagnamento in un processo di pentimento, di conversione, di cambiamento dell'atteggiamento. Quello che cosa faceva? Avendo a che fare con qualcuno che ha fatto molto del male, non se l'assegnava, credeva al bene. Lo cercava sapendo di poterlo trovare, scusate. Non riusciva a pensare che quella persona fosse solamente male. Come faccio ad ascoltare le cose se io credo solamente al male? Il male c'è, certo che c'è, ma è come se tu, entri dentro sta chiesa e c'è stato un motivo perché una colonna si è sbriccata, si è tutta rotta, bisogna costruirla, ci hanno messo intorno un transennamento di non so che genere e c'è una colonna così. E tu vedi solamente quello, non vedi il resto della chiesa. C'è una colonna che c'ha bisogno dei lavori, ok, ma mi guardi solamente quello. E invece stanno quelli che guardano solo quello. Ci si ossessiona sul male. E bisogna un pochino credere fondamentalmente Satan parla male di Dio. E dice nel tuo cuore che Dio si è dimenticato di te, che con te ha sbagliato, che sta cosa però non va bene, così no? E tu quello l'ascolti, perché sei disposto a crederlo, perché con cosa fa match il pensiero triste, il rifiuto del bene, con un impulso infantile diffusissimo, che appunto il Santo Padre nella Evangelicatium chiama tristezza dolciastra. Si chiama vittimismo, il pensiero vittimista. Uno dice, ma è dei bambini, ma che te bambini, hai degli ottantenni, certe pentole dei fascioli, dei vecchietti che stanno sempre a lamentarsi, che vedono il male dappertutto, che non sono mai soddisfatti, che vedono sempre la cosa che manca. Oddio mio santo, figlio mio, cioè, è tosta, è difficile. Certo, questo è il problema. Pensate una cosa, no? Cioè, un marito parla con la moglie e gli dice, vabbè, ci stanno delle cose che fra di noi funzionano, però mazza quanti problemi che ci abbiamo. È una brutta sera quella, cioè la moglie sta lì, dice, ammazza, cioè, ammazza e visione del nostro matrimonio. Tu pensa che uno dice, c'è un sacco di problemi, però non se dimentichiamo tutto il bene che c'è fra di noi. Quella è una bella serata, eh? La serata si può trasformare anche in una cosa un po' divertente, insomma, no? Perché hai messa bene la stessa cosa. Ma che mi sta a parlare del bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto? Per favore non mi banalizzate così. Non sto dicendo questa porcheria da quattro soldi, non sto dicendo una cosa da sapienza popolare, per favore. Sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che cosa conta. Non è un pensiero ottimista, è un pensiero vero. Perché se tu vuoi esaminare una persona, una situazione, una condizione, una nazione, troverai sempre tutto quello che c'è di male. Ma se quella persona c'è, se quella situazione c'è, se quel luogo c'è, se quella città c'è, c'è perché Dio l'ha chiamata all'essere. Perché c'è. E c'è qualcosa che è la cosa più importante, che è il bene. Ascoltare vuol dire accogliere l'aspetto costruttivo delle cose. Cosa vuol dire stare attenti e ascoltare il bene? Questo è, vedete che siamo passati a un altro livello, questo è quello bello, quello grande. Bene, un esempio che ho fatto mille volte, come tutte queste cose ho dette mille volte, mamma mia,
Per esempio, io sono uno che annunzia un po' il Vangelo, come posso? Chi può essere la mia protettrice? La patrona degli evangelizzatori, che è una che non si è mai mossa da un monastero, è morta giovanissima, Santa Teresina di Lisieux. Santa Teresina c'ha una storia un po' particolare. Se tu vai a leggere la sua autobiografia, la storia di un'anima, bisogna essere attenti a cogliere il punto valido, il momento in cui lei dice quel giorno diventai adulta. È una cosa che gli succede quando è un adolescente. Lei è l'ultima di 5 figlie, gli è morta la mamma, è rimasto solo il papà, ed è l'ultimo Natale in cui si fanno i regali alla piccolina di casa. Ormai la sorella maggiore è già troppo grande perché gli si facciano le moine di una bambina, e allora vanno alla messa della sera, della notte, di Natale, e tornano e ci sarebbero i regali per la bambina. L'ultima, Teresina, che gli si fa un po' di festa, le sorelle stanno lì e il papà torna, ma il papà è molto stanco. Il papà è stanco, porta tanti pesi, è un uomo così, fragile. E in quel momento se ne esce con una frase infelice. Tornano a casa, è il momento in cui dovrebbero fare festa e fare le moine a sta bambina, facendogli il regalo, e il padre dice una frase del tipo: dai, facciamo sta cretinata pure stavolta, vai, dai che è l'ultima. È l'ultima volta che famo sta buffonata. Tu pensa che tuo padre sta per fare una cosa con te e dice questo, no? Le sorelle avvertono la nota stonata, la botta completamente triste, brutta della frase del papà, si fermano e Teresina si ferma, sensibilissima come è sempre stata, prende e fa un passo indietro e tutte fanno per andare nella loro stanza, ma in quel momento Teresina capisce, dice: io sono giovane, ci avrà avuto 11-12 anni, 13 massimo, dice, se io adesso questa cosa la faccio entrare nel mio cuore è finita. E capisce che non la deve fare, quella tristezza che sta salendo, quella mestizia mista a rabbia e a infelicità che sta salendo nel suo cuore, lei capisce che sarebbe un marchio indelebile, sarebbe un imprinting definitivo sulla sua vita, con una profondità abissale che i ragazzi hanno, che i bambini hanno, che gli adolescenti sanno avere, con un'intuizione che per tutta la vita illumina una persona, e ci stanno intuizioni che abbiamo da bambini, che tutta la vita ci illuminano, intuizioni belle, luminose, buone, positive, costruttive. Lei capisce che non deve cedere. Si volta, torna indietro e si mette a fare la bimba allegra, si mette a ballare, a cantare intorno al papà. Il papà, anche, diciamo così, anche amareggiato da se stesso, lentamente inizia, gli scappa un sorriso, le sorelle, e piano piano quella sera si trasforma nel più bel Natale della loro vita. Perché? Perché non cedono, perché Teresina ha capito, non devo cedere, e lei dice: quella notte diventai adulta. Bello. È infatti il momento in cui lei esce dall'infantilismo. Ora, se permettete, come vi arriva un pensiero triste, bisogna vedere che fate. Ma io conosco un mare di persone che la cosa che fanno è cedere, senza mezzi termini, porte spalancate, ponti abbassati, e poi entra, vieni, bonjour tristesse, vieni, benvenuto, così, no? C'era quelle vecchie canzoni terribili di Marco Masini, no? Così, no? Vai, per chi ha visto, incompreso, no? Che te devi confessare se l'hai visto, cioè quei film, i libri, no? I ragazzini, io so vecchio, ma cioè, se leggeva sta roba, no? Incompresa, la storia di un ragazzino sfigatissimo che il padre non lo capisce, è incompreso, sì. L'eroico, la vittima, a me nessuno mi capisce. Il mio primo confessore diceva: ringrazia Dio che nessuno ti capisce, perché quando ti capiscono te menano un quattro, cioè se veramente uno ti conoscesse veramente, se veramente ci avesse preso, perché tu fai tanta vittima, certi
certi maiali passano una capoccia tua, certi topi, certe fogne, certe corse di bucacefali al galoppo che stanno lì nella tua testa, che sono completamente inconfessabili. Ecco, allora, qual è il punto? Che Teresina capisce che deve credere al bene. E stiamo tutti messi così, eh? Mi metto a pregare se credo al bene della preghiera. Se alla preghiera non credo, come faccio a pregare? Mi metto a parlare con te perché penso che sia bene parlare con te. Se io ho perso la intuizione di quanto sia importante provare a chiarirmi con te, eh? Ti è mai successo che una persona che ti voglia veramente bene ti viene a cercare? Perché dice, senti, io non riesco a dormire finché non si chiarisce, io ti voglio bene. Mi dispiace di questa cosa che se siamo detti. Non mi va che continuiamo così. Mi ricordo di un marito favoloso, che diceva, era una domenica, piada storta, cioè presente quando i corte partono a domenica, c'è tutto il tempo per litigare per bene, no? E comincia, parte storta, no? E lui fa, senti, ho capito dove vanno a parlare, tu vuoi litigare, io oggi non voglio litigare, te voglio bene, punto, di quello che ti pare, oggi non collaboro, io oggi voglio sta bene con te, me ne frega niente, di tutto, pensa, fa cose, insulta, ma fammi tutte le cose, io starò qui, te guardo e dico, ma quanto te voglio bene, come sono contento di stare con te, eh? Sta donna è rimasta, me l'ha raccontato lei, dice vorreste conoscere se ci stanno uomini in giro così, no? Ci stanno, dice, ma vedi che non ci credi al bene? Ecco, qual è il punto? Faccio un esempio, per esempio, un po' così, no? Anche un po'. Posso parlare con lei? Guardi, io non so che fare, ho una lista d'attesa di 3 mesi, non so come fa per dare colloqui. Perché do i colloqui? Come faccio? Io devo parlare con i ragazzi per il discernimento vocazionale. Il tempo fisico non ce n'ho e poi devo fare certe mare di cose anche in giro per l'Italia. Non è possibile. No? Dice, allora con chi parlo? Ma senta, ma ci ha provato a parlare col prete sotto casa? Così. Perché la legge è banca e parrocchia sotto casa. Meglio, no? Cioè, fai meno giri, no? Hai provato? Ma lei ci ha provato? Ma sai Dio quante sorprese te può fare? Che con quello che scarti invece proprio te vuole salvare? Molto spesso noi stiamo a cercare chissà dove e il bene è lì. Benissimo, può essere benissimo che non vi pigliate. Ma prova, vedi, un altro che sta lì. No, bisogna per forza andare dal guru. Annata quello scicchettoso, se scicchettoso è. Credere al bene. Credere che la tua storia è buona. Come fai ad ascoltare le persone se credi solo al male? Allora, le persone ti raccontano una storia, tu avrai solamente una lettura giustizialista barra vittimista. A una persona gli hanno fatto del male e tu stai solamente lì a compatirla, questa persona. Un esempio che ho fatto anche questo 1000 volte, viene, quando ero parroco, viene un mio caro parrocchiano, che voglio tanto bene, e mi dice, c'ho i marker del tumore positivi, e c'ho un brutto male, ecco, e che famo? Allora, se io sono un prete da 4 soldi, non sono un uomo di Dio, gli dico, ma no, non ti buttare giù, Dio può fare un miracolo, mettiamo a pregare 8 monasteri, che non so, forse ti hanno fatto qualcosa, non so, te porto dall'esorcista, che ne so, no? E così gli dico, il male è proprio brutto e il tumore in fondo è una cosa con cui non saprei misurarmi. Non sappiamo misurarci con sta roba. E se invece io gli rispondessi, preghiamo e speriamo che qualcosa si possa risolvere, e che ne so, anche chiederemo la guarigione, però
credi che saresti il primo che incontra Dio in un tumore? Credi che saresti il primo che viene portato a incontrare l'amore per mezzo di una malattia? Questo è credere al bene. Niente di straordinario. Mi è successo ieri, un caro amico mi ha telefonato dicendo, dandomi questa notizia. Sommessamente, rispettosamente, delicatamente, amichevolmente, dolcemente, quanto è possibile, però uno dice, guarda che non è solamente una prospettiva nera. Esiste il fatto che ne so, a San Giovanni Paolo II gli è morta la mamma da piccolino, gli è morto un fratello un po' più in là, ha avuto un padre con dei problemi, che è morto giovane. Ammazza quanta scarogna! No, questa è la storia di un papa, questa è la storia di un santo, questa è la storia di un uomo che ha continuato a credere al bene, che ha saputo annunziare la bellezza dell'uomo, che ha saputo annunziare la salvezza. Perché? Perché non è solo brutto tutto questo, è anche molto bello. O io dico, c'ho due cose da dirte, ammazza come te va male, oppure, certo, è tosto quello che ti sta succedendo, ma se fosse la strada del bene, se fosse una grazia, e se fosse una grazia quello che ti sta capitando, dimmi, che cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Che il male è la verità, punto, non esiste altro. Forza, contento? Ci stanno quelli che reagiscono, quando dico queste cose, c'è sempre qualcuno che reagisce, che si arrabbia. Dice, sì, te voglio vedere. Vedremo. Io non lo so, per esempio te parlo e ogni sei mesi mi dicono se il mio carcinoma è ripartito. Questa è la mia vita, non è che te parlo di, ed è una grazia. E benedico il Dio con tutto me medesimo. E chi mi sta accanto dice certo che benedici, ti ha fatto un sacco bene. Se tu sapessi come Dio mi ha salvato attraverso le malattie che non mi piacciono per niente. Non mi piacciono, non è che ho simpatia, no, quando mi arrivano io dico, però perché so che anche se non mi piace, anche se non lo capisco, anche se mi selezionerà tante cose, so che c'è il bene in quel che mi viene elargito, assegnato. Questo è il problema. Noi abbiamo una cosa da dire bella a tutti. Se una persona crede alla sua storia triste, diventa un uomo nero. Non nel senso che si fa prendere, ma diventa un uomo scoraggiato, che non trova più la strada del bene. Bisogna ascoltare sempre la provvidenza in tutto quello che ci viene detto. Anche in mezzo agli errori umani, quante volte devi fare anche, devi aiutare qualcuno che è di fronte a una cosa che è patentemente brutta e sbagliata, è stato oggetto di ingiustizia e quella cosa lì, quella persona ha subito il lutto, per esempio, è frutto di un errore umano. E io dico, Dio non vuole quell'errore umano perché Dio non ha mai dato a nessuno il permesso di peccare. Questa è un'ingiustizia, questo in certo senso non doveva succedere, ma Dio è così potente da prendere quello che ti sta succedendo anche a seguito delle scriteriate azioni di qualcun altro, o forse anche delle tue, perché forse la colpa è proprio tua, va bene, chi se ne frega? Il problema è che Dio ricalcola sempre il percorso, Dio ti vuole portare sempre alla vita perché ti ama, ma tu un figlio non lo vorresti salva sempre. Ma anche se una madre si dimenticasse il figlio, dice Isaia, io non mi posso dimenticare di voi. C'è sempre il bene da cercare. C'è sempre il bene in tutto. Ma questo non vuol dire che famo quello che ci pare, tanto c'è sempre il bene. No, perché quando sbagliamo, soffriamo e facciamo soffrire. E se permettete, meglio evitarlo. Ed è molto meglio camminare nella luce che sbatte nella terra, che trova la porta a tastoni. È molto più complicato che accende la luce e trova subito dove sta. Non lo so se ti piace l'impatto con lo spigolo, no? Allora, tutti i peccati che puoi evitare, evitali. Tutto il bene che puoi fare, fallo. Il problema è che qualunque cosa
la vita ci mette davanti ciò che conta veramente è se ascolti la provvidenza, se cerchi il bene, ma non perché ciò lo devi trovare tu con un atteggiamento positivo, pensa positivo, no, non è sta cretinata, è che ci sta, è che ci sta, perché Dio non abbandona mai. Tu puoi dire no a Lui, ma eterna è la sua misericordia e non ti molla mai. Dice, ma allora non si va all'inferno? No, è possibile dire di no a Dio, è un atto tuo. Tu gli dici, no, non voglio. Non voglio la grazia, non voglio il bene. Lo puoi dire, sì che lo puoi dire, se no non è vero nemmeno quando dici di sì. Se tu non puoi dire di no, i tuoi sì non valgono niente. Sei costretto. No, no, i tuoi sì sono molto importanti perché puoi dire di no. E quindi sono una scelta. Per questo l'inferno, come se non c'è, c'è. Capperi se c'è. Ma il problema è che Dio non ha il piano dell'inferno. Per rispettare la tua libertà dovrà accettare che tu rifiuti il bene, rifiuti la grazia. Capite quindi che non sto parlando di un atteggiamento carino, simpatico, clerical, suoresco, di essere positivi con la voce di Radio Maria. No, io sto parlando di questione di salvezza, accogliere la grazia. Guardate che per molte persone, psicologicamente, è una questione di salute. Non credere ai pensieri neri, divincolarsi da un pensiero distruttivo, accogliere il bene. Dice il profeta Geremia, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno. Sarà come un tamerisco nella steppa, quando viene il bene non lo vede. Quando uno sopravvaluta i propri pensieri, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, non vede il bene quando viene. Bisogna aprirsi al bene. Ma puoi essere nato per caso? Ma può essere che veramente, ma ci vuole una fede atea eroica che in fondo non ho mai trovato in nessuno. Pensare che veramente tutto questo è un caso. Pensare che veramente tutto questo, anche la nostra rabbia di fronte al male, c'ha qualcosa di giusto, c'ha qualcosa di vero, di autentico. Certo. Il nostro istinto feroce di giustizia, c'è qualcosa di vero? Certo, non siamo nati per il male, non siamo nati per caso, siamo nati per la luce, siamo fatti per le cose buone. Bene, io fra 10 minuti teoricamente dovrei stare a fare un incontro per seminaristi al seminario romano, è poco probabile che ci starò, ecco, però appunto, scusate, oggi sono andato più lungo, però io quando faccio una cosa faccio solo quella. E me ne frego del fatto che dice ma un altro aspetta, ma io non posso far male due cose, fammene fa bene una, l'altra chiederò perdono, ma almeno fammene fa una fatta bene, a voi è andata bene, era la prima. Preghiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Buona serata, ci vediamo fra una mesata.